zone gialle, zone rosse, zone arancioni. I pochi abbiamo piazzato quest'anno, lottando malgrado contro i comuni. La grande paura è che il prossimo governo dia troppo spazio ai grandi, alle banche, alle multinazionali, si dimentichi di noi. Che cerca aiuto, cerca dignità. Noi al governo chiediamo di aprire immediatamente un tavolo di crisi, perché la crisi che stanno attraversando gli ambulanti è molto profonda. I fieristi non lavorano, i mercati sono vuoti. 6.000 imprese piccole, attività ambulanti, hanno chiuso nell'ultimo anno e addirittura 17.000 in 4 anni. È una situazione che il governo non ha compreso. Era già presente prima del coronavirus, ma si è aggravata ulteriormente. Ora il governo non ha sostenuto adeguatamente questa categoria e c'è bisogno di risposte urgenti, immediate. Oggi gli ambulanti sono qui a manifestare il loro orgoglio, la loro indignazione, ma vogliono essere ascoltati. Il governo deve aprire le porte a questa categoria e deve ascoltarla. C'è un bisogno assoluto di dare risposte, altrimenti noi temiamo che questa crisi possa precipitare ulteriormente. Noi sappiamo che cosa potrebbe accadere, noi stiamo trattenendo la categoria, però la rabbia è profonda, molto profonda. Che pensavano che il nostro fosse un problema, malgrado non fosse così, quindi cosa ci hanno tolto? Anche il diritto di lavoro. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cosa posso dire? Non ho parole, le ho finite. Chi ha seguito il movimento Io Vengo Con Te, un movimento che ha coinvolto grandissima parte d'Italia, ed è uno slogan che molti non hanno compreso, non è Io Vengo Con Te.